È indegno, indegno. Giuseppe Conte non ha solo messo un veto su Azione. Quello che ha fatto è imporre al Partito Democratico una linea e un candidato improbabile. Non perché sia una persona non per bene, uno stimato professionista, ma perché non si prende un oculista e lo si piazza sui giornali a sua insaputa dicendogli che è il candidato di una coalizione che si sfalda dopo 3 minuti. Né questo spettacolo, signore, ha una profonda mancanza di rispetto per la Basilicata. Non si tiene fuori dalla porta per assecondare Giuseppe Conte una persona come Marcello Pittella. Bravo! Perché se il PD non ha la forza di ritrovare le ragioni del riformismo e a prendere a calci nel sedere il Movimento 5 Stelle, ti giuro, Eli Schlein, che lo fa Azione e lo facciamo noi. Perché ti sei dimenticata che cos'è la storia della politica italiana, che non è quella di inchinarsi a un qualunquista, ma è quella di organizzare un campo riformista, forte, coeso, responsabile, serio, con cultura di governo. Non ce la fai? Lo facciamo noi. Non ce la fai? Non hai il coraggio? Pensi che tutto sia dovuto al Movimento 5 Stelle? Lo organizziamo noi quel campo. Io mi sono stancato di vedere popolari, liberali, repubblicani, socialisti, famiglie politiche che hanno fatto questo paese completamente annichiliti e sottomessi a destra e a sinistra.